In attesa dei nuovi, Carlo Ancelotti sta lavorando su sistema di gioco e mentalità. La cosa che diciamo mi ha colpito di più, mi è apparsa più nuova, è le prove ripetute di 4-2-3-1. Questo consentirà a Insigne di tornare nella sua posizione, diciamo, preferita a sinistra, e anche questa propensione a un dialogo più aperto con i giocatori. Lo stesso Insigne ha confermato di averne parlato con Ancelotti, di aver concordato, diciamo, questo piccolo grande cambiamento. Dopodiché le novità arriveranno quando ci saranno i nuovi acquisti. Per adesso abbiamo visto solo Manolas e Di Lorenzo, che comunque saranno da valutare soprattutto quando rientrerà con i palini. Ancora nulla. Giunto a metà o poco più della metà del ritiro in Val di Sole, e naturalmente già una fisionomia comincia ad averla da pochi giorni, perché poi da pochi giorni si sono aggregati i nazionali. Quello che viene fuori è una sorta di evoluzione, no, della squadra che Ancelotti cerca di imprimere a questo gruppo, e dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista mentale. Va da sé che queste sono le prime fasi, e va da sé che qui il ritiro naturalmente si parla solo e quasi esclusivamente di calciatori che ancora devono essere aggregati alla rosa, e parliamo ovviamente di innesti di mercato. Dal punto di vista della mentalità, credo che Ancelotti e i calciatori a chiare lettere abbiano espresso la volontà di proseguire nella crescita e di provare a colmare il gap con la Juventus. È un Napoli che si prepara a entrare in pieno nell'era Ancelotti, che si è tolto di dosso il compito che aveva un anno fa di portare questa squadra dall'era Sarri ad un nuovo punto. Quindi niente più transizione, non ci sarà più tra virgolette il trauma del passaggio da un vecchio modo di intendere il calcio a un nuovo, ma Ancelotti già da questi primi giorni di ritiro sta plasmando il Napoli secondo le sue idee, secondo un modo di giocare verticale con i calciatori vicini, compatti soprattutto dal centrocampo in su, e che devono fare un calcio, come dice Ancelotti, come dire, posizionale, quindi lasciando perdere i concetti di ruoli ma dando a ognuno dei compiti in base alle loro potenzialità. Ancelotti sta lavorando anche su qualche protagonista nuovo, se possiamo dire così, come Zielinski, che viene utilizzato come trequartista, come ispiratore della manovra, in attesa però degli acquisti che lui ha chiesto. Naturalmente Ames è il nome sulla bocca di tutti, però l'arrivo di Manolas, che ha sostituito Albiol, e di Elmas, che tra pochi giorni sarà di mano, gli daranno comunque delle possibilità in più per cominciare a costruire il Napoli che ha in mente, aspettando però gli rinforzi, quelli veri, quelli che hanno chiesto Mertens, Insigne, e sono loro i protagonisti di questo ritiro anche fuori dal campo. Con la loro simpatia, la loro spontaneità, hanno fatto breccia con i tifosi, soprattutto il belga, facendo un appello a De Laurentiis per comprare i campioni. Vedremo se saremo accontentati, Mertens, i tifosi, e perché no anche noi.